Solo il 50% degli italiani ha una copertura sulla casa, più precisamente il 52% ha una copertura dal rischio incendio. Questo è solo uno dei dati pubblicati dall'ANIA, l'Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici. I dati riguardanti la stipula di una polizza abitazione sono in trend crescente, infatti si è passati dal 46% nel 2019 al 52% nel 2022. Questo trend però è crescente per quanto riguarda le polizze monorischio, quindi quelle che coprono da rischio incendio, mentre è decrescente per quanto riguarda le polizze multirischio. Inoltre, il 20% di queste polizze deriva da un mutuo. Infatti, in Italia è presente solamente una copertura obbligatoria per legge, quando si stipula un mutuo per l'acquisto dell'abitazione. Sto parlando della copertura scoppio e incendio. Questa copertura è infatti obbligatoria in quanto consente alla banca di tutelarsi nell'erogazione del mutuo e quindi proteggere il suo prestito. Questi dati statistici che ho elencato in realtà non sono così positivi come sembrano. Infatti, il 50% degli immobili in Italia non è coperto e non ha realmente una copertura assicurativa. Questo video è infatti per coloro che sono un po' scettici nell'andare a stipulare un'assicurazione sulla propria abitazione e anche per coloro che hanno una polizza in atto ma non hanno mai ben capito nel dettaglio quali coperture va a coprire la propria assicurazione. Prima di iniziare, mi raccomando, se vuoi ricevere supporto nel ramo assicurativo, troverai il link qui sotto in descrizione che ti permetterà di prenotare una call conoscitiva con me di 15 minuti gratuita. L'assicurazione sulla casa ha lo scopo di tutelare da molteplici rischi l'edificio in cui si abita, la singola abitazione, il contenuto di essa, le persone, gli animali domestici che ci vivono. L'obiettivo primario di questa assicurazione è quello di tutelare il nostro patrimonio da quei rischi che, in caso avvenissero, potrebbero erodere totalmente o parzialmente il nostro capitale. Facciamo un esempio: se dalla nostra cucina scoppiasse un incendio che andrebbe a rovinare il nostro piano cottura, i mobili limitrofi e anche il muro, saremmo in grado di coprire questo danno? Probabilmente sì, in quanto si tratterebbe di un danno pari a migliaia di euro, al massimo 10.000 euro. Ma se questo incendio, invece di essere circoscritto alla cucina, si espanderebbe in più stanze della nostra abitazione o addirittura andrebbe a colpire anche l'appartamento del vicino, sareste veramente in grado di riuscire a coprirlo o probabilmente il vostro capitale verrebbe eroso? Se la risposta è sì, ti consiglio di rivalutare l'importanza di questa polizza. Prima di iniziare a spiegare tutte le varie coperture che può comprendere una polizza abitazione, è importantissimo capire nel dettaglio alcuni concetti che sono fondamentali nel valutare al meglio un'assicurazione sulla casa. Sto parlando del fabbricato e del contenuto, del valore intero o del primo rischio assoluto, dei limiti dell'indennizzo, della franchigia e dello scoperto. Ma andiamo per ordine. Capiamo la differenza tra fabbricato e contenuto. Il fabbricato si può identificare come tutto ciò che circonda la nostra abitazione, come può essere le opere murarie, le porte, le finestre, i serramenti, i pavimenti, la moquette. Mentre il contenuto è tutto ciò che c'è al suo interno, quindi arredamento, mobili, elettrodomestici, apparecchi elettronici, ma anche vestiti, opere d'arte, libri, pellicce, eccetera. Un altro elemento chiave che bisogna scegliere quando si vuole stipulare una polizza abitazione è assicurare la casa per valore intero o primo rischio assoluto. Il valore intero copre il reale valore dei beni contenuti nell'abitazione con una tolleranza del 10-20%, altrimenti si va a utilizzare la regola proporzionale, mentre il primo rischio assoluto va a coprire l'abitazione in base al massimale che sia concordato con l'agenzia assicurativa. Ma che cos'è questa regola proporzionale? Per spiegare la regola proporzionale ti faccio un esempio. Immagina di avere un'abitazione dal valore di 200.000 euro, che però è stata assicurata per 100.000 euro, quindi per il suo 50%. Se a un certo punto succede un danno pari a 50.000 euro, io verrò coperto secondo la regola proporzionale, quindi solamente per 25.000 euro, che corrispondono appunto al 50%. Le altre tre voci di fondamentale importanza quando si va a stipulare una polizza sono i limiti di indennizzo, la franchigia e lo scoperto. I limiti di indennizzo è la somma massima che viene risarcita in caso di un danno di una particolare categoria, indipendentemente dal suo massimale. Troviamo poi la franchigia, che è la parte del danno espressa in cifra fissa a carico dell'assicurato, e lo scoperto, che è la parte del danno espressa in forma percentuale, sempre a carico dell'assicurato. Facciamo un esempio per capire questo nel dettaglio. Nell'esempio 1 avremo un danno pari a 1.000 euro, una franchigia pari a 300 euro e uno scoperto pari al 20%. In questo caso qua, a carico dell'assicurato, rimarrà il valore più alto. Quindi se la franchigia è di 300 euro e lo scoperto del 20% su 1.000 euro, vuol dire 200 euro. In questo caso sarà a carico nostro un valore di 300 euro. 300 euro verrà pagato da noi, 700 euro verrà pagato dall'agenzia assicurativa. Esempio 2. Il danno è pari a 2.000 euro, la franchigia è sempre di 300 euro e lo scoperto è sempre del 20%.
In questo caso però a carico nostro non sarà la franchigia, perché è solo di 300 euro, bensì lo scoperto. Infatti il 20% di 2000 euro è pari a 400 euro. 400 euro saranno a carico nostro, 1600 euro saranno a carico dell'agenzia assicurativa. Quando si va a stipulare una polizza, quindi, è molto importante capire quali sono le franchigie e gli scoperti e anche i limiti di indennizzo. Tali voci possono essere modificate sia a rialzo che a ribasso. Ovviamente bisogna valutare attentamente il costo-beneficio derivante dalla loro modifica. Siamo arrivati al clou del video. Ora andremo a capire quali danni copre l'assicurazione sulla casa. L'assicurazione sulla casa, essendo una polizza multirischio, può coprire dai danni diretti e materiali le cose dai seguenti eventi. Primo fra tutti l'incendio, che copre i danni causati nel limitare la sua propagazione da parte dell'autorità, da parte dell'assicurato oppure da terzi. Esplosione e scoppio, anche causati all'esterno del fabbricato. Le coperture e fenomeni elettrici, fuoriuscita di gas ed acqua condotta, funzionano con lo stesso ragionamento. Porto l'esempio dell'acqua condotta. L'acqua condotta protegge dalla fuoriuscita di acqua condotta dalla rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento. Per esempio, copre i danni provocati dalla fuoriuscita di acqua dalla lavatrice, che potrebbe danneggiare i mobili circostanti, l'elettrodomestico stesso oppure le tubature all'interno del muro. Nel caso si volesse avere una copertura totale che permetta anche di andare a pagare le spese dovute a un idraulico oppure a un muratore che vanno ad aggiustare questi tubi, è necessario comprendere anche queste voci all'interno della polizza. Sto parlando di spese ricerche di riparazione di acqua condotta e di fuoriuscita di acqua da apparecchi domestici. Quindi è possibile, comprendendo tutti questi tre voci, proteggersi da tutti quegli eventi che potrebbero scaturire dalla fuoriuscita di acqua da un elettrodomestico, come potrebbe essere la lavatrice o la lavastoviglie. Altre voci troviamo gli eventi sociopolitici, come scioperi, tumulti, sommosse. Questa copertura è più propensa per coloro che vivono in grandi centri abitati, dove questi spiacevoli eventi succedono un po' più spesso rispetto di vivere magari in periferia. Eventi atmosferici come trombe d'aria, uragani, tempeste, grandine e tutto ciò che trascinano fanno crollare da essi. Eventi catastrofali come terremoto, alluvioni e bombe d'acqua. Queste ultime due voci sono un po' più soggettive, in quanto più soggette a determinate zone. Un'altra voce fondamentale è la responsabilità civile verso terzi. Protegge da danni che causano morte, lesioni personali e danni a cose, involontariamente causati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'abitazione assicurata. Un esempio può essere la caduta dal proprio balcone di un vaso che va a colpire l'auto del vicino oppure il vicino stesso, oppure ancora più negativa la propagazione di un incendio dalla propria cucina alle stanze dell'appartamento del vicino. È molto importante coprirsi dei rischi che si possono causare a terzi, in quanto un conto è fare danni a se stessi o alla propria abitazione, un conto è fare danni agli altri. Probabilmente l'indennizzo salirà notevolmente. Le coperture disponibili per un'abitazione però non finiscono qui, infatti ce ne sono molteplici. Non a caso si chiama multirischio. Queste che vi elencherò di seguito però sono ancora più soggettive e di fatto anche secondarie. Sto parlando di indennità sull'impianto fotovoltaico, assicurazione sul giardino, rottura accidentale di lastre e specchi, perdita dei canoni di locazione, agevolazioni in presenza di altra polizza sull'immobile connessa ad un mutuo, assicurazioni sugli animali domestici come cane e gatto. Prima di stipulare un contratto, quindi, è di fondamentale importanza leggere le condizioni di polizza, dove troverai i limiti dell'indennizzo, le franchigie e gli scoperti e tutte le varie esclusioni. Ora che abbiamo capito quali sono le varie coperture sull'assicurazione della casa, è giusto capire anche cosa fare in caso di sinistro. Quindi vi andrò a elencare tutto il procedimento che l'assicurato e il contraente devono fare in caso di sinistro. 1. Fare tutto il possibile per impedire o limitare il danno e salvaguardare le cose rimaste. 2. Avvisare la compagnia assicurativa con cui si è stipulata la polizza entro 3 giorni da quando ne hai avuto conoscenza. 3. Nella denuncia specificare in forma scritta le circostanze dell'accaduto e l'importo approssimativo del danno, l'elenco dei beni danneggiati e il loro valore. 4. In caso di furto avvertire anche le autorità competenti. 5. Dimostrare la buona fede sul danno subito. 6. Conservare fino al sopralluogo del perito ogni eventuale traccia del sinistro, il quale si occuperà di valutare il danno e di calcolare l'ammontare del risarcimento, suddiviso per ogni singola partita indicata nella specifica sezione di polizza. 7. Dopo che la compagnia riceverà tutta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione, sarà possibile procedere al pagamento e alle comunicazioni di eventuali motivi per cui l'indennizzo non potrà essere pagato. Queste attività verranno erogate entro 30 giorni. Una cosa importantissima che molti non sanno è quella di non riparare il danno dopo la denuncia del sinistro e prima dell'arrivo del perito. Infatti, qualsiasi riparazione venga fatta autonomamente non verrà risarcita, tranne quelle di innegabile urgenza. Un paio di esempi di innegabile urgenza potrebbero essere quello della rottura della serratura d'ingresso che non mi permetta di chiudere casa,
oppure la rottura di una tubatura che sta spargendo acqua ovunque in casa mia, quindi sono stato costretto ad andare a ripararla. In questo caso si tratta di riparazioni che consentono di non aggravare ulteriormente il danno. Tali interventi però vanno dimostrati alla compagnia assicurativa tramite anche delle foto, il costo delle riparazioni, i pezzi cambiati e ovviamente tutto ciò che si ritiene necessario per ricevere il risarcimento. E ovviamente in caso di sinistro è sempre consigliabile chiamare direttamente l'agenzia assicurativa con la quale si è stipulato la polizza per ricevere un ulteriore supporto. Ma quindi la domanda che sicuramente aspettavate era: quanto costa l'assicurazione sulla casa? Non c'è una risposta univoca, infatti l'assicurazione sulla casa, come abbiamo capito, è molto soggettiva e molto variabile. Essendo multirischio, ognuno di noi, in base anche a determinate caratteristiche della casa, può modificarla a suo piacimento. Andiamo a vedere le variabili che vanno ad influenzare il prezzo di questa polizza. Prima fra tutti ovviamente la metratura della casa. Più sarà grande la casa, più il prezzo oscillerà a rialzo. Tipologia di casa, quindi se è un appartamento al piano terra oppure a piano intermedio, villa isolata, villa non isolata, eccetera. Contenuto da tutelare e quali coperture si includono. Valore dei beni da tutelare in caso di furto e rapina. Il comune di residenza, che va a influire soprattutto sugli eventi atmosferici e sugli eventi catastrofali. Per esempio, se il mio paese è a rischio neve e aggiungo sovraccarico neve, questo mi costerà molto di più rispetto a un'altra persona che ha la mia stessa tipo di abitazione ma in un'altra zona d'Italia. E infine abitazioni vicine, quante e di quale valore. Quindi abbiamo capito quanto è difficile quantificare il costo di questa polizza, ma comunque voglio portare un esempio. Un premio ipotetico per un'abitazione di 100 metri quadri con le coperture principali come incendio, esplosione e scoppio, fenomeni elettrici, acqua condotta e responsabilità civile verso terzi, con 20.000 euro di contenuto si aggira attorno ai 200-250 euro l'anno, quindi circa 16-20 euro al mese. Quindi sì, in realtà la polizza abitazione ha un costo minore rispetto a quella sull'auto. Ovviamente quella sull'auto è obbligatoria ed è più facile insorgere in un incidente guidando l'auto piuttosto che vivere nella propria abitazione. Però abbiamo capito quindi che non è un esborso così elevato. A suo vantaggio però ci permette di tutelare un'erosione parziale o totale del nostro patrimonio, quindi è veramente importantissima. Ti ricordo che se vuoi ricevere supporto prima di stipulare una polizza assicurativa o per valutare quella già in essere, puoi prenotare una call conoscitiva gratuita di 15 minuti, trovi il link qui sotto in descrizione. Prima di concludere voglio lasciarti dei trucchetti per riuscire ad abbassare il costo della tua assicurazione. Primo fra tutti, per abbassare il costo relativo ai furti e alle rapine, è quello di installare un impianto di sicurezza nella propria abitazione. In questo modo, se lasciato sempre attivo, vi permetterà di ricevere uno sconto in polizza. La seconda opzione è quello di aumentare le franchigie e gli scoperti, però come ho detto precedentemente bisogna stare molto attenti nel valutare il costo-beneficio derivante da esso. La terza opzione sarebbe quella di stipulare una polizza online, che sconsiglio però vivamente. Infatti, per quanto riguarda questo tipo di assicurazioni, bisogna stare molto attenti con chi stipularla. È quindi consigliabile stipularla in compagnie assicurative molto solide e ovviamente tra virgolette offline. Una quarta opzione è quella di fotografare tutti i contenuti di valore nella propria abitazione e di farli valutare, come per esempio opere d'arte, apparecchi elettronici o anche pellicce. Questo in realtà non è un reale sconto, ma avere tutte queste informazioni documentate ti permetterà di mostrarle al perito e di fatto ottenere un risarcimento più equo possibile. Infine, di valutare in modo corretto il valore della propria abitazione, né sovrastimandola né sottostimandola. In questo modo si riuscirà a dare una valutazione equa al proprio immobile. Siamo arrivati alla conclusione del video, ma prima di lasciarvi voglio lasciarvi delle domande frequenti che probabilmente mi avreste fatto qui sotto nei commenti. La prima è: quali sono le altre assicurazioni importanti da stipulare? Ho fatto un video a riguardo dove vado a trattare le tre polizze assicurative del buon padre e madre di famiglia, che ti lascio qui in alto. Le altre polizze di cui parlo sono la temporanea caso morte, TCM, e la long term care, LTC. Ti consiglio appunto di guardare questo video di approfondimento. Una seconda domanda che potreste farvi è: cosa copre la polizza condominiale? Mi basta avere quella per essere protetto? Purtroppo la risposta è no, in quanto la polizza condominiale è una polizza globale fabbricato che non ci permette di coprire il contenuto delle singole abitazioni. La polizza copre i danni cagionati da parti comuni del fabbricato e i danni eventualmente provocati dalle proprietà esclusive dei condomini, quindi incendio e responsabilità civile. La polizza condominiale è stipulata dall'amministratore di condominio, quindi prima di stipulare la propria polizza personale è giusto andare a leggere le coperture che prevede, se presente, la polizza condominiale. La terza domanda è: posso usufruire di agevolazioni fiscali sull'intera assicurazione? Purtroppo no, anche in questo caso. Infatti l'assicurazione della casa è detraibile solamente per i premi pagati per ottenere la copertura dagli eventi catastrofali, come per esempio il terremoto. Spero che questo video di approfondimento sul tema assicurativo vi sia piaciuto. Ho intenzione di portare nel canale col tempo tutte le tre polizze più importanti da stipulare per il buon padre e madre di famiglia. Oggi ho trattato la polizza assicurativa sulla casa,
Andrò a trattare prossimamente anche la TCM e la LTC. Quindi per rimanere aggiornato sui prossimi video, mi raccomando iscriviti al canale, lascia un bel like se il video ti è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.